Vincenzo Crupi, il nuovo sindaco di Bova Marina. No, non sono io Vincenzo Crupi, che lo so. Lei mi deve dire qualcosa sul nuovo sindaco. È contento? Sì, io sì, contentissimo. Le posso dire che è una persona preparata, una persona in gamba, una persona che se lo lasciano lavorare può fare qualcosa di positivo in questo paese. Totale 940 hotel Etano, 432. No. Solo Carmelino. 89. Crupi, il nuovo sindaco di Bova Marina. Una dichiarazione a caldo, Vincenzo. Da saltolavecchia.com. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. È stata una bella battaglia, una battaglia democratica, anche se con qualche tono acceso, ma è nella competizione e ci sta pure questo. E siamo consapevoli anche della responsabilità che abbiamo, perché oggi, questa sera, è giusto festeggiare, ma già da domani ci aspettano giorni di intenso lavoro, e come ho anche già dichiarato alla carta stampata, noi saremo un'amministrazione aperta al contributo dei cittadini, alle proposte, ai consigli dei cittadini e anche delle altre liste che hanno concorso partecipato a questa competizione elettorale. Quindi un augurio di buon lavoro, un in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro a tutti. Speriamo che fa un buon lavoro per il bene dei cittadini. Da quali sono le esigenze del territorio? Ma guardi, per conto mio, più che altro bisogna rigenerare un po' tutto. E cosa mi aspetto? Mi aspetto che si pensi al bene del paese, come sempre, come tutti diciamo, e spero che alla fine Bova Marina riesca a uscire da questo stato di degrado in cui è. Auguro buon lavoro. L'amministrativa di Bova Marina sono stato un governo all'ultimo sangue, con dei coltelli spuntati. Alla fine ha vinto chi aveva la lama più tagliente. Purtroppo la mia scelta, ultima scelta in campo, è andata benino, pur levando l'ultimo ce l'ho fatta come preferente. Adesso si comincia a lavorare per l'avvenire del Bova Marina, per darlo in mano alle generazioni future. E cosa si aspetta da questa nuova amministrazione? La fiducia è un atto che si acquista giorno per giorno. Bisogna avere la volontà di lavorare e di essere umili e nello stesso tempo a disposizione dei cittadini. Io, per me, è un passaggio. La prossima amministrazione che verrà dovrà essere ringiovanita al 99%. Quali sono le problematiche su cui dovrà puntare la nuova amministrazione? Lei da ex vice sindaco, da un veterano? Bova Marina è un colabrodo. Bova Marina ha moltissimi problemi. Se la coalizione che ha vinto non ha le idee chiare, è come se non avessimo fatto le elezioni. Bova Marina ha bisogno di tutto ciò che aveva e che ha perso, o per cattiva amministrazione o perché le eventualità le hanno portate a fare. È necessario che ci sia un programma, una programmazione tale che si svolga, si verifichi nel futuro, una programmazione di preparazione per il futuro. Un augurio quindi ai nuovi amministratori di Bova Marina. Di quelli che verranno dopo di noi, che se siamo seri dobbiamo dare un passaggio non molto tempo dopo aver capito qual è la via per amministrare. Soddisfacenti quasi totali. Ma lei era candidato? Diciamo che ero in una lista. Con chi? Con chi? Con quello che ha vinto. Io mi metto sempre col vincitore, senza offesa. Che te mandano su Facebook. Maria, vai. Io sono semplicemente dalla parte al momento di chi ha vinto, poi vediamo. Non lo so manco che dire. Sì.
Cosa è bene? Va bene. Te l'aspettavi? Sì, era nelle previsioni. Comunque l'importante è ripartire con un sindaco. Ripartire cosa significa? Ripartire quali perché sono stiamo uscendo da 2 anni di commissariamento e il paese era completamente fermo. Come l'hai vissuta questa esperienza commissariale? Negativamente, in tutti i sensi. Completamente in tutti i sensi. Hanno bloccato completamente il paese e quindi ora ripartire non sarà facile né per club né che ha vinto ovviamente né per chiunque avesse vinto. Quali sono le problematiche di Bova? Bova Marina ha bisogno di iniziare a vivere con la polizia, con le regole, con, e man mano che si va avanti si affrontare i problemi che del territorio, della via Marina, della spazzatura, dell'acqua, però è importante incominciare con la pulizia, che il paese è un po' sporco. È una bravissima persona. È contento? Cosa si aspetta da questa nuova gestione amministrativa? Se sanno fare qualcosa è buono per il paese. Quali sono le priorità della comunità? Sono tante cose. Bisogna vedere. Credere di quello che dicono che fanno. Quindi? Io sarò un po' di parte, però sono contenta. Sei di parte perché? Perché sono la figlia di un candidato nella lista. Di Sergio Malara, no? Malara. E ne è venuto fuori degnamente. E sono contenta, io sono venuta da Milano apposta per sostenerlo. E mi aspetterei, ci sarebbero da aspettarsi tante cose. Concretamente, e anche un po' con la testa sulle spalle, piedi per terra, io vorrei che Bova Marina diventasse una cittadina più a misura di giovani. Quindi aspetta, tu hai detto che vivi dove? Io studio a Milano. A Milano, fai un confronto. È stato un anno, è solo un anno che io sono via ed è stato un anno in cui mi sono resa conto di tante cose veramente. E rientro, faccio piccole pillole di Bova e boh, mi rendo conto che comunque c'è tanto da lavorare sia tra la gente insomma tanto da fare. Penso che dopo questi 2 anni la cosa che più c'è da sistemare sia il rapporto tra le persone, risanare un po' il tessuto sociale. Ecco, brava, adesso il rapporto tra le persone, come avete vissuto il rapporto con i commissari? Non bene, soprattutto perché, allora, in una prima fase, fino a qualche anno fa, in cui anche personalmente mi sono più interessata nell'organizzazione di eventi e cose del genere, la risposta è stata scarsa, insomma, non c'era molta possibilità di dialogo, soprattutto da parte dei ragazzi, anche le varie associazioni che tentavano di portarsi avanti, di portare quindi avanti. Quindi una delle cose fondamentali secondo te sarebbe il dialogo tra istituzioni e cittadini? Sì, giusto? Cittadini, creare rete non è un concetto retorico, penso. Oggi no, non può essere un concetto retorico, ma è un concetto denso di significati. È un concetto che è veramente vicino, che deve diventare la nostra priorità per poter ripartire da qualcosa e per poter arrivare a qualcosa. Sì. Se l'aspettava? Sì e no. Cioè? Sì e no. Sembrava diversamente, un po' più forte, più questa che ha vinto. Che siamo noi. E voi, lei con chi era? Cioè lei appoggiava qual lista? Gruppi, sì. Gruppi, sì, ah sì. Ok. Sì, siamo contenti. Sì, è contento quindi. Va bene, grazie. Saltalavecchia.com. È stata, diciamo, un'elezione per noi molto impegnativa, però non ha prodotto i frutti del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo preso 421 voti, ci aspettavamo tra i 5 e i 600 voti. Non manderemo neanche il secondo, quindi. Quindi chi andrà? Un po' delusione, andrà la seconda lista, diciamo i primi 3. Non riusciamo a mandare il secondo come. Vabbè, voi comunque avete combattuto durante tutta la campagna. Ci siamo battuti, abbiamo riempito le piazze, però. Abbiamo riempite le urne. Per me va bene. Sì? A posto. A posto? Abbastanza.
abbastanza. Cosa si aspetta da questa nuova amministrazione? Aspetto quello che loro, non posso dire io, sono loro che sono. C'era mio figlio, non è arrivato manco. Allora. Lui? Sì. Tu con chi eri candidato? Con Vincenzo. Ah, ok. Siamo comunque contenti, è una vittoria alla fine. Contenti, sì, siete contenti allo stesso. Adesso loro, non è che io intendo di fare dire qualche loro, lui è una persona abbastanza istruita e da tutto, e che fa una cosa di buono come hanno, giusto? Come ha vinto Vincenzo Grupi? A piacere, mi fa piacere. Contenta lei? Sì, cosa si aspetta da questa nuova amministrazione? Speriamo sempre cose buone. Buono per lui. Cosa si aspetta da questa nuova amministrazione? Legalità. Speriamo tutto bene. Vuole essere intervistato? Io sono secondo fuori, quindi sono libero cittadino. Ok. Neutrale. Chi è il candidato? Francesco. Francesco, sei il candidato con chi? Tinuccio Teletani. Com'è andata? Non è andata come ci aspettavamo, però tutto sommato è andata abbastanza bene. Cosa ti aspetti da queste? Spero che ci sia un cambiamento effettivo, perché se no si rimane sempre allo stesso punto. Allora, siamo con Silvio Cacciatore di Aria Pulita di Bova Marina. Come è andata, Silvio? Guarda, è andata come è andata, nel senso che l'affluenza poteva essere più alta. Noi siamo comunque contenti finalmente di avere un sindaco in questa città. Sembra poco, ma per noi uscire da 2 anni e mezzo di commissariamento è importante. È importante avere un sindaco, e avere un sindaco che adesso deve lavorare per il bene del nostro paese. Com'è stata questa, come avete vissuto questa esperienza commissariale? Purtroppo a Bova Marina non bene, a Bova Marina abbiamo avuto il dissesto finanziario, certo dissesto che non è che è stato comportato dai commissari, però questo più una distanza da parte della terna commissariale molto evidente, cioè non parlavano con i cittadini, con la mia associazione inizialmente avevano dei rapporti abbastanza discreti, interrotti improvvisamente quando noi con questa amministrazione provvisoria siamo diventati critici per delle problematiche che non sono state risolte né prese in considerazione minimamente dalla terna commissariale, come la questione ambientale del Punto Rolo Rosso, lo scarico fognario e la depurazione. Sono tante le questioni a cui loro non hanno fatto fronte e per legge dovevano fare fronte. Allora, un augurio a questa nuova amministrazione. Auguri alla nuova amministrazione che sia al massimo della trasparenza e soprattutto che renda dignità a Bova Marina. Poi per quanto riguarda la collaborazione con i cittadini, noi cittadini ci saremo tutti, ovviamente fino a quando le cose verranno fatte per bene. Ci saremo tutti perché per far rinascere il paese serve il massimo dell'unità, e io l'ho detto in tempi non sospetti, chiunque vinca e chiunque vincerà saremo con la nuova amministrazione per dargli una mano, e spero che così come me facciano tutti i cittadini. Vai Silvio! È una brava persona veramente, quindi ce l'aspettavamo tutti di vincere. Soddisfatta quindi? Sì, cosa ti aspetta da questa nuova gestione? Speriamo che le cose cambiano qua nel paese. Quali sono le priorità di cui Bova Marina ha bisogno? Di tante cose, innanzitutto c'è la strada che è combinata male, poi anche per i giovani, per le... speriamo. È all'opposizione lei? No, mio nipote veramente. Grazie. Vincenzo Gruppi, il nuovo sindaco di Bova Marina. Siete soddisfatti, contenti o... o no comment? E quindi vedremo quello che farà. Se l'aspettava? Non ho problemi io, sempre il mio lavoro devo fare. Per me va bene. Cosa si aspetta da questa nuova gestione? Fare qualcosa per il paese. Quali sono le necessità di Bova Marina? Fare turismo, lavoro e compagnia bella. E un augurio altro, quindi, alla nuova amministrazione. Un augurio alla nuova amministrazione, certo. Speriamo che fa qualcosa per il paese. Tutta la... È contenta? Cosa si aspetta? No. È contento. Lei è contento? Certo che sono contento. Un augurio al nuovo sindaco, quindi. No. Che fa le cose per bene. E basta.
più giuste strade. Le strade. Le priorità quali sono a Bova Marina? Quali sono le esigenze di Bova Marina? Le esigenze di Bova Marina queste sono. Perché le strade, la via Marina. Per esempio la via Marina che è 4 anni che è ridotta così. Insomma, e nessuno ha messo un sacco di soldi. Con suo padre eravamo così, con Pasquino. Una grande persona, professore Pasquino, c'era Comizzi. Era un cervello regionale quello. Cosa vuol dire cervello regionale? Aveva a testa, un grande poeta. Un grande poeta, un grande scrittore, un grande politico, un grande uomo. Certo, ecco. Un grande meridionalista. Ci vedevo quando faceva già una, come si chiama, in piazza già. Mi ricordo ora come i poeti in piazza quando facevano le sfilate, io andavo pure con la bandiera aspirata. Ma lei maggio, di Bova? Primo maggio. Bova Marina, sono primo maggio. Zara Caterina, primo maggio aspirata, era con la bandiera. Evviva il primo maggio. Soddisfazione enorme, guarda. Veramente. Se l'aspettava? Sì, veramente me l'aspettavo, con tutto il cuore. Quindi un augurio alla nuova, al nuovo amministratore e al nuovo sindaco. Ecco, bravo, tanti auguroni e bacioni.